Da dove nasce tanta violenza? Dov'è il luogo che genera questo potere che sembra invincibile? È a San Luca, ci dicono. Sull'Aspromonte. Qui c'è l'epicentro mondiale dell''Ndrangheta. Da qui partono gli ordini. In queste case brutte e anonime ci sono uomini in grado di comunicare coi più lontani angoli del pianeta. In sperduti casolari nascosti dai boschi e dall'apparenza desolata, i boss si riuniscono per aggiustare dissidi, comporre fratture ed evitare guerre. Siamo appena arrivati e nella piazza del paese dei ragazzi ci ordinano: riprendete il bidone della spazzatura. Lo facciamo. È crivellato di colpi di lupara, mitra e calibro 9. Indisturbati, fanno il tirassegno al centro del paese. San Luca è la mamma dell''Ndrangheta. San Luca è l'elite, l'Olimpo, è il custode delle 12 tavole, San Luca. È lì che si presiede la riunione annuale di Pozzi. È lì che c'è il capocrimine. Africo San Luca Platini è il triangolo dove sono rimasti concentrati queste persone quando altrove non c'erano più, erano finiti. San Luca si spiega, perché San Luca è la mamma dell''Ndrangheta. Storicamente il santuario della Madonna di San Luca è stato preso come elemento chiave dell''Ndrangheta calabrese. Il fatto di portarli in Calabria, di tenerli in Calabria, senza che lo Stato sia in grado di liberarli, conferisce all''Ndrangheta un prestigio enorme, una capacità di parlare al popolo mafioso, al popolo calabrese e agli altri, dicendo: qui comando io, non comanda lo Stato. Non è una cosa di secondaria importanza. E c'è anche un altro aspetto. I sequestri di persona hanno una funzione di esca, nel senso che spesso sono stati fatti per richiamare l'attenzione sulla Calabria, sulla Locride, in modo tale che le coste terrestri rimanevano completamente scoperte e lì avvenivano grandi partite di droga che venivano sbarcate. San Luca, come Platì, come Nadile Di Careri, come l'Africo, rispetto a quella che è l'impegno, a quello che è il numero degli affiliati o dei trafficanti, lei non vede ricchezza, lei vede delle case non intonacate, però anche se all'interno ci sono pavimenti pregiati, mobili d'epoca, strumenti tecnologici molto costosi. Lei pensa che queste persone ufficialmente sono al massimo per capo operai forestali, eppure hanno macchine da 40-50 mila euro, che comunque non potrebbero giustificare come operai forestali. C'è una tecnica di mimetizzazione, farsi passare per contadini dell'Aspromonte è comodo, non suscita allarmi, non crea preoccupazioni, è stata una scelta, per questo se ne parla poco. È ancora giorno, ma dal monte vediamo scendere le macchine degli operai della forestale, tutte in fila. Viaggiare isolati non è prudente. Hanno paura, perché a San Luca è in atto una faida. Hanno sparso il sangue innocente di una donna. La uccisero il giorno di Natale. Altro sangue sarà versato, è sicuro. Qualcuno sta preparando la vendetta. In paese ci sono uomini che si sono dati alla macchia. Li chiamano i latitanti volontari. Controllano chi entra e chi esce dal paese. Una macchina sconosciuta può destare sospetti. È meglio andare via. I veri rappresentanti dell''Ndrangheta, delle altre organizzazioni criminali, dobbiamo più andare a cercare nelle borse o nelle grandi società finanziarie piuttosto che nelle contrade sperdute della Calabria. Allora, io vorrei dare un messaggio a tutti i ragazzi dall'età di mio figlio o più piccoli, quelli che crescono, di stare lontano dall''Ndrangheta. L''Ndrangheta si sa chi sono. Noi abbiamo avuto il coraggio di rimanere, di restare
dove ci siamo cresciuti, dove nostro padre e nostra madre ci hanno fatti nascere, perché soprattutto non abbiamo voluto dire alla criminalità organizzata: bene, avete vinto, fate di noi quello che volete. Solo in Calabria si muore, perché si muore così. Ma lei pensa che mio figlio, se fosse stato a Bolzano o a Trieste, sarebbe morto? Non sarebbe morto. Il fatto che sono stato minacciato, nonostante 4 anni di Corte dei Conti, nonostante denunce, avvisi, insomma tutta una serie di cose, io sono qui e penso di andare avanti. Penso però che si possa fare qualche segno che possa essere utile per dopo. Magari anche chi oggi mi critica tanto, chi oggi mi combatte addirittura, potrà dopo riflettere su qualcosa che stiamo facendo oggi. Paura. Paura di che cosa? Paura che, come è successo a mio figlio, potrebbe succedere a chiunque. Le mie paure sono queste, che ci sono. Io penso che ci sono delle persone che sanno qualcosa della scomparsa di mio figlio e hanno paura a parlare. Sono sempre meno le indagini di mafia. Perché c'è stata dal punto di vista normativo c'è stato un arretramento dello Stato. Oggi è molto più difficile fare indagini rispetto a 10-15 anni fa. Io non so se tra 20 anni ci sarà ancora l'Andrangheta o la mafia. Certo, io ricordo il successore dalla Chiesa, il prefetto De Francesco, che nel lontano 82 disse che avrebbe sconfitto la mafia entro il 2000. Uno degli ultimi discorsi del Presidente della Repubblica Ciampi, proprio a Siracusa, prima di chiudere il suo mandato, nel quale disse che era stanco di sentire parlare di lotta alla mafia, che bisognava passare ad una nuova fase, dalla lotta alla sconfitta della mafia. Adesso dice: non bisogna più parlare di lotta, bisogna parlare di sconfiggere la mafia una volta per sempre. Ecco, questo vale anche per la Calabria. Ecco, la Chiesa si trova a sporcarsi le mani in più degli altri. Cioè, perché noi purtroppo viviamo in una regione dove le istituzioni, dove la politica non ha sposato, lo dico amaramente questo, le cause del territorio. Anzi, spesso la politica è stato un elemento ed è tuttora un elemento che incoraggia l'esistenza dell''Ndrangheta. Perché è stato ucciso Franco Fortugno? È una domanda che mi sono sentita ripetere tante volte, da un anno e mezzo a questa parte. È una domanda che ogni giorno mi ripeto da quel 16 ottobre, ma che ancora non riesco a trovare una risposta. Nel corso della sua attività in Australia, Nicola Calipari venne in possesso di un...